Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video, io sono Irene e oggi ci troviamo qui in un nuovo episodio diario di Maturando Disperato. Bene, come avete saputo, per l'emergenza coronavirus siamo stati costretti tutti quanti a restare a casa, quindi anche noi maturandi, anche chi deve dare l'esame di terza media e anche tutti i laureandi o coloro che comunque sono iscritti all'università. Bene, oggi andremo a parlare di noi poveri maturandi, anche perché per quanto riguarda l'università non posso parlarne dato che non ne so praticamente niente. Come vi avevo già accennato negli scorsi video, stiamo facendo lezione online, anche la mia scuola si è adeguata e abbiamo aperto delle varie classi virtuali su Google Classroom. Bene, il problema principale però qual è? Il problema principale è che noi dobbiamo dare un esame, quindi non è come tutte le altre classi, magari le quarte, le terze e così via, che devono solamente fare i compiti e andare avanti con il programma. Noi in realtà dovremmo fare un esame e quindi in questo periodo di solito si svolgevano comunque le prove in valsi, la preparazione agli esami per l'orale, le simulazioni delle prove scritte, eccetera. Però noi non abbiamo fatto assolutamente niente, perché ovviamente il periodo in cui si dovevano fare queste cose è stato sommerso dal coronavirus. Quindi adesso noi poveri disgraziati ci ritroviamo qui che non sappiamo a cosa andiamo incontro. Perché sì, ok che abbiamo organizzato le classi virtuali, ma le classi virtuali, almeno per me, funziona che le professoresse danno una marea di compiti e noi li dobbiamo svolgere in modo tipo, non lo so, flash. Quindi boh, mi sto anche esaurendo perché comunque, cioè, io finisco di fare 20 pagine di robe in un giorno e dopo un'ora mi arrivano altri 3892 fogli da fare, quindi io boh, non so più dove mi devo dividere. E appunto la cosa che mi fa più paura è proprio questa cosa, che non abbiamo fatto praticamente niente, perché io posso fare tutti gli esercizi che volete voi, ma ovviamente non sarà come andare a scuola e prepararsi magari con tutti gli altri, con i professori che comunque vi danno dei consigli eccetera, quando magari fate le interrogazioni anche banalmente eccetera. Quindi io non so davvero come potremmo fare ad affrontare questo esame. Ci sono alcuni studenti che addirittura hanno chiesto a Dazzolina, che è la ministra dell'istruzione, per chi non lo sapesse, di eliminare praticamente tutte le prove, sia le invalsi, sia l'alternanza che era obbligatoria per gli esami, sia la prima e seconda prova, e lasciare solamente l'orale. E lasciare l'orale però neanche con i professori esterni, di solito ci sono, ma lasciarlo con solo professori interni, in modo da agevolarci. Ora, non si sa ancora che cosa andremo a fare, andremo ad affrontare, anche perché non è ancora uscito nessun decreto ufficiale. Però ragazzi, cioè, sinceramente, con tutto il bene che vi voglio, eccetera, accetto tutto, ma tranne il 6 politico, quindi il 60, perché se mettete 60 a tutti quanti, anche a chi si è fatto un cuore grande quanto una casa in questi ultimi anni per cercare di comunque portarsi a casa dei buoni risultati per magari uscire dalla maturità con un punteggio più elevato di 60, non lo vedo affatto giusto. Anche perché tra queste persone ci sono anch'io, che comunque nel bene o nel male mi sono fatta appunto un cuore grande quanto una casa per cercare di portarmi dei buoni risultati in modo da avere comunque un buon punteggio alla maturità. Comunque, fatta questa premessa iniziale che è durata già abbastanza, io direi di passare sullo schermo del mio computer per farvi vedere appunto le classi virtuali che si sono andate a creare. Ok, qui come vedete c'è il mio desktop con tutte le varie sezioni delle varie materie. Sono 6, 7, 8, 9, sono 9 parti e tutte queste 9 professori ovviamente ogni giorno assegnano cose. Infatti se vado nella sezione delle cose da fare, che è esattamente qua, ok, come vedete questi sono da fare. Per oggi in realtà avevo la Corte Costituzionale di diritto, qua abbiamo tedesco, storia del Novecento per italiano, la Corte Costituzionale, caso pratico sempre diritto, poi prezzo di un pacchetto turistico per quanto riguarda economia, studiare dal libro praticamente 2 capitoli qua e fare tutti gli esercizi di geografia e leggere un libro di 191 pagine che penso che la professoressa si leggerà solo lei. Mentre di qua abbiamo tutti gli altri compiti che ho già completato
e ce ne sono anche altri che ho invece inviato tramite mail. Magari visti così potrebbero essere pochi, potrebbero sembrare anzi molto pochi per quanto riguarda voi, perché magari vedete solo un paio di tabelloni eccetera, però se andiamo ad aprire quei file vi assicuro che siamo qui fino a dopodomani. Cioè, io dico, va bene tutto, va bene la preparazione per gli esami eccetera, ma penso che ci dovremmo comunque concentrare un pochino di più proprio sulle materie d'esame, anziché fare anche, per dirvi, 121 pagine di lettura di un libro che poi non ci servirà mai a niente, perché va bene la lettura, ma quella per piacere. Non che io debba essere costretta a leggere un libro solo perché l'hai messo tra i compiti assegnati. Quindi niente, io oggi sono qui che volevo fare una live su Twitch, ma penso che mi ridurrò a studiare. Giusto per fare un riassunto di quello che dovrò fare. Giustamente si presuppone che tu queste cose che fai su Google Documenti, almeno io le faccio su Google Documenti perché mi è più comodo da mandargliele, in modo che poi le possono correggere direttamente da là senza doverle stampare, ricaricare eccetera, si presuppone che io poi me le debba ricopiare sul quaderno, comunque me le debba stampare, e non ho una stampante, non si può uscire di casa, quindi si presuppone che me le debba ricopiare sul quaderno, e talmente alle cose che ci sono, penso che probabilmente non farò proprio niente, e che quando riapriranno le stamperie eccetera eccetera dovrò stamparmi talmente tanti di quei fogli che dovrò fare un mutuo in banca probabilmente. Fatemi sapere a voi invece come sta andando la vita in queste settimane di studio da casa, e fatemi sapere se anche voi utilizzate Google Classroom. Intanto io mi sa che vi devo lasciare, mi scuso per il video comunque più breve rispetto al solito, però appunto ho una marea di robe da fare, mi dispiace. Quello di venerdì cercherò di farlo essere più interessante e anche più lungo. E niente, io direi di salutarci per questo video, quindi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se volete altri video del genere in cui vi racconto comunque come sta andando questa situazione. E niente, noi ci vediamo venerdì con un prossimo video, sempre qua sul canale, alle ore 16. Bello!